Benissimo, buon samurai a tutti, buon pomeriggio, sono le 14.20, sono le 16.29, direttore, siamo stati precisissimi anche oggi. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti, oggi faccio io questa piccola introduzione per dare qualche messaggio di quello che faremo nella prossima puntata, diciamo così. La prossima puntata la faremo ospitati dalla Bushido Palestre del maestro Rocca, del Soke Rocca, Luciano Rocca, e sarà una puntata speciale perché la dedicheremo a Jiu-Jitsu internazionale e sarà l'ultima puntata dei famosi 100 giorni da quando abbiamo iniziato ad avere Samurai Channel, esatto, più o meno. Esatto. Sì, quindi sono passati un po' più di 100 giorni, diciamo che ne abbiamo fatte un po' di tutte, abbiamo visto un po' tutto il panorama, e poi ci prepariamo a questa nuova esperienza che sarà quella di Well TV, cioè non più una diretta streaming, ma una diretta vera e propria dallo studio. Saremo a Brescia presso la Well TV, che è sul canale 231 del digitale terrestre, tutti i martedì dalle 18 alle 19 per 50 puntate. Non sarà una cosa facile. Non tutte dedicate al karate, però. Non tutte dedicate a un'unica disciplina. Ovviamente manterremo un po' quello che è stato per noi la voce di Samurai, ovviamente racconteremo quello che è il mondo delle arti marziali in generale, in tutte le sue sfaccettature. Altre due cose veloci, abbiamo già pronto questo è il calendario di quello che un po' è stato fatto nel mese di luglio, cioè dopo il promo dei 100 giorni che abbiamo fatto, giusto per rendersi conto. Ovviamente rinnoviamo a tutti la volontà, se volete, di mandarci e i vostri contributi e le vostre indicazioni per quello che sarà la nuova riapertura delle attività, per voler essere ospiti ovviamente in trasmissione, perché diamo spazio a tutti. Basta, io credo che le cose ce le siamo un po' dette. L'unica cosa da dover presentare il nostro ospite di oggi, che è l'ultimo appunto di questa diretta web, e lascio ovviamente a te la parola. Bene, buon samurai a tutti. Abbiamo già risolto il problema a grandi linee di cosa andremo a fare da grandi, come si vuol dire. Io quando parlo di 100 giorni non sono i 100 giorni di Napoleone, ma comunque i 100 giorni non sono da quando abbiamo iniziato a fare trasmissione, ma sono da quando abbiamo iniziato a rendere operative le nostre trasmissioni, e abbiamo toccato punta di 16.000 rotti contatti, quindi siamo stati dei fortunati, oppure la gente ci aspettava qualcosa del genere. Bene, oggi abbiamo in diretta il dottor Sergio Donati, consigliere nazionale, vicepresidente per il settore del karate e della fisica. Personaggio importante, personaggio che da quando la prima volta ci siamo incontrati in politica a Parigi per vedere come si svolgeva l'attività della World Karate Federation assieme al professor Pelliconi, di strada ne ha fatta tanta ed è un uomo di battaglia, essendo stato nella Folgore non può essere che così, un uomo di prima linea, quindi come tale andiamo subito al sodo. Prima domanda, che sembra quasi di prammatica, però il coronavirus è un'esperienza che il karate ha affrontato con decisione, videoconferenze ed altro, perché il coronavirus ci ha cambiato la vita in tutti i sensi, ma lo sport è ancora quello che soprattutto sta soffrendo il discorso basilare. Non entro adesso nella politica, ma ci arriveremo lungo la strada. Quindi, vicepresidente, a te la parola. E qualche volta ti interromperò per metterci qualche frecciatina lungo la strada. Prego. Ma innanzitutto saluto te Spartaco, saluto il tuo staff tecnico,
Saluto tutte quelle persone che avranno la pazienza di ascoltarci durante la trasmissione, fino da ultimo, spero. Quindi, niente, questo virus, il coronavirus, ci ha cambiato, ma io penso che dobbiamo dire che sotto certi aspetti ci ha cambiato in meglio, ci ha dato la voglia di fare le cose, di prendere di petto una situazione, un contesto che ormai sembrava sclerotizzato e che invece è stato foriero poi di tantissimi cambiamenti. Io credo che la Federale, la FILCAM abbia fatto tutto quello che si poteva fare per stare vicini ai nostri tesserati. L'abbiamo fatto durante questi 4 mesi in cui abbiamo dovuto interrompere i nostri lavori nelle palestre, in cui i nostri tecnici, diciamo così, hanno continuato a lavorare per stare Contatto. vicini ai propri tesserati, ma lo hanno fatto in maniera diversa, sviluppando tutta una serie di tecniche che poi sono diventate, diciamo così, fattore comune per tutta l'organizzazione, che siano organizzazioni economiche, di lavoro, organizzazioni, lo smart working. Quindi c'è stata una rivoluzione sicuramente che è andata avanti su tutti gli spaccati della società. Quindi lo sport non poteva essere, diciamo così, da meno, ma come al solito abbiamo cercato di reagire e di dare il meglio sugli aspetti organizzativi. La federazione in questo senso aveva già, diciamo, iniziato a lavorare con il web, ma questo lavoro è stato accentuato proprio in virtù di questa pandemia e che, insomma, ci ha dato anche il là a fare tutta una serie di riflessioni e di sviluppare delle tecniche anche di comunicazione che prima erano state, secondo me, sottovalutate. E queste cose non le dico io, le dicano i fatti, i contatti che abbiamo avuto, circa 60.000 contatti. Che sono stati, diciamo così, effettuati un po' da tutti i paesi, per cui da 4 continenti per l'esattezza, e dall'Europa in particolare. Quindi questo ci ha lasciato particolarmente soddisfatti perché abbiamo visto che il nostro lavoro è stato apprezzato sia dai nostri tesserati, ma anche da tesserati di altre federazioni e di federazioni internazionali. Pertanto, voglio dire, l'organizzazione che abbiamo messo su con il Consiglio federale, in particolare con il maestro Nastro e con lo staff che ha guidato il nostro presidente, il segretario generale, devo dire che il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro particolarmente capillare, perché non abbiamo lavorato solo esclusivamente su un comparto, magari solo sugli aspetti agonistici, ma abbiamo lavorato un po' su tutto lo spaccato federale. Abbiamo iniziato con la direzione tecnica nazionale, allenando anche Formazione, anche la formazione ce l'avete fatto. gli atleti agonisti. Poi abbiamo fatto tutta una serie di formazioni, di curato aspetti formativi che erano quelli sia dell'arbitri che sia quelli per quanto riguarda i tecnici. Con i tecnici abbiamo fatto un lavoro particolarmente approfondito e devo dire che i risultati che abbiamo ottenuto sono risultati di piena soddisfazione, sia per me che tutti, per tutti gli altri che hanno lavorato. Perché, come dico sempre, non è l'estemporaneità di un'idea che poi dà il risultato, ma è la quotidianità, la capacità delle persone che lavorano intorno a quest'idea, che quotidianamente mettano il loro impegno per la realizzazione degli obiettivi. E io devo dire che la FILCAM ha
a fior fiore di tecnici che hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno fatto un bellissimo lavoro, di cui io sono pienamente soddisfatto e li ringrazio. Certo, scusa, questo... Presidente, un attimo, hai parlato di 40.000 contatti che sono stati ottenuti con questo tipo di ciclo. Hai un'idea, qual è stata la regione che è stata più ricettiva? No, non abbiamo, no, diciamo, sì, questo spaccato, non siamo entrati in questi, su queste questioni. Noi abbiamo fatto un lavoro un pochino più, diciamo, sì, abbiamo guardato i numeri. Sì, non abbiamo fatto un lavoro di approfondimento, anche perché ritenevamo che in questa fase non fosse particolarmente importante. Ecco. Ci interessava vedere la rispondenza totale all'iniziativa, quindi, a queste iniziative. Quindi i tecnici federali si sono mobilitati tutti, perché, giusto, vuoi fare un qualche nome dei tecnici che si sono messi in evidenza in questa operazione? Guarda, Spartaco, quelli che si sono messi in evidenza, devo dire, tutto lo staff delle nazionali, dalla direzione tecnica nazionale agli universitari, in particolare alla nazionale giovanile, ma tutti gli staff, faccio gli arbitri, gli amatori. Tutti si sono messi al lavoro, tutti i settori del karate si sono messi al lavoro proprio per creare degli appuntamenti che poi hanno avuto questa rispondenza, come ti dicevo, non solo in Italia. Bene. E entriamo in un tema molto, molto complesso, che è la seconda domanda della nostra giornata. Dunque, il problema del karate, come del judo e comunque la disciplina del combattimento, è stato il concetto del contatto, che anche quello ci ha creato non pochi problemi a tutti. Anche se il karate, per fortuna, grazie alla pratica del kyon e del kata, ha avuto sempre spazio, oltre che rispetto al judo, che si basa quasi tutto sul randori. Però abbiamo adesso dei problemi abbastanza importanti, che si legano al discorso dello Stato, quindi la scuola, che a settembre la scuola riprende, poi sarà una pausa, elezioni regionali e poi si riprenderà la scuola. Ma sicuramente non tutti gli spazi scolastici saranno a disposizione come prima. Cosa è stato mobilitato perché le società, allora, si possano, diciamo, non sentirsi abbandonate? Innanzitutto è tutto un contesto in evoluzione che non ci dà, diciamo così, certezze per il futuro. Però questo, voglio dire, non è che noi siamo stati inerti rispetto a questa situazione. Ci sono già, diciamo, dei movimenti che noi abbiamo agevolato, che noi abbiamo auspicato, abbiamo dato indicazioni affinché ci fossero anche degli accorpamenti. Chi aveva degli spazi liberi e che pratica le arti marziali, che trovasse, diciamo così, dasse priorità a far lavorare anche altri gruppi che fanno arti marziali. Pertanto questo già è un'indicazione che ha trovato già qualche realizzazione. Devo dire che sotto questi aspetti i nostri uomini hanno sicuramente delle iniziative valide e stanno facendo un buon lavoro proprio cercando di ottimizzare gli spazi e ottimizzare soprattutto i tempi all'interno delle strutture che attualmente sono disponibili. Certo, però noi possiamo fare tanti scenari, ma li dobbiamo fare soprattutto sulla base di certezze che fino a che non
non usciranno, diciamo, leggi, non usciranno regolamenti da parte del MIUR, da parte del Ministero dello Sport, siamo, diciamo, sì, a cercare di dare delle interpretazioni, ma potrebbero essere delle interpretazioni che poi devono cambiare, degli scenari che poi dobbiamo cambiare man mano che questi regolamenti poi escano o modificano lo status attuale delle cose. Tu sei toscano, no? Quindi dicevi del domani non c'è certezza, come diceva Lorenzo Magnifico. Però è anche chiaro che mala parte diceva maledetti toscani, vuol dire che qui bisogna che questa, che la vostra mentalità, la mentalità determinata per raggiungere gli obiettivi. E per raggiungere gli obiettivi, certo, si aspettano delle buone leggi e dei buoni regolamenti, ma la situazione mi sembra che sia abbastanza complessa, no? Dal punto di vista sia per quanto riguarda il MIUR, quindi la scuola, eccetera, sia per quanto riguarda il discorso dello sport. Tanto è vero che anche oggi c'è il Consiglio Nazionale del CONI, non sappiamo ancora nulla di cosa si sono detti, ma sappiamo che le nuove iniziative del Ministro dello Sport Spadafora sono piuttosto spadafora, quindi ha già in mano la spada, quindi sta dando dei colpi di spada a destra e a manca per farsi sentire. Quindi è chiaro che ne vedremo delle belle, anche perché se ammesso e non concesso che passa la strategia dei 2 anni per il presidente del CONI e 3 per gli altri, gli non elegibili sono un terzo dei 44 presidenti, un terzo di 44 presidenti. E quando verremo a saperlo? Come si prepara la prossima operazione, diciamo, politica, quindi l'assemblea della fisica del quadriennio in vista di Tokyo? Ma noi dobbiamo innanzitutto, Spartaco, confidare sul buon senso di chi queste leggi le promulga, no? Perché voglio dire, se un terzo o forse la metà, o forse qualcosa di più, se consideriamo gli aspetti... Te parli dei presidenti, sì. Ma io sto parlando di tutti i dirigenti, compresi anche quelli territoriali, quindi dei dirigenti regionali. Sarà il 50%. E dei dirigenti provinciali. Pertanto, su tutte le organizzazioni questa soluzione avrebbe degli impatti inimmaginabili, nel senso che si andrebbe a perdere tutta una serie di esperienze, di know-how che attualmente sono la base del volontariato, perché ricordiamoci bene questa parola, perché tutti noi siamo dei volontari. E il volontariato in Italia è quello che spinge gran parte delle organizzazioni. Pertanto, ora, fa smettere di fare volontariato il 50% delle persone attive ora in questo comparto, nel comparto dello sport, vuol dire di fatto decapitare una classe dirigente che ha sicuramente anche delle doti di indirizzo, no? Voglio dire, perché lo sport in Italia avrà delle pecche, però in 80 anni ha dato anche tanti, tanti risultati positivi da quando c'è il CONI, no? Quindi noi dobbiamo tener conto anche di queste cose qui, come dobbiamo tener conto del resto di questi volontari che a volte rimettendoci di tasca propria curano le proprie passioni e cercano di dare il meglio di loro stessi nell'ambito dello sport. Ma questo lo facciamo più che altro per passione, non lo facciamo per altri motivi. Pertanto, secondo me, avere l'opportunità in un altro quadriennio di poter preparare il gruppo delle persone che potrebbero essere, diciamo così, in grado di poi prendere in mano la situazione per dare una certa continuità al lavoro che è stato effettuato, secondo me sarebbe una soluzione di buon senso. Però questo poi
le valutazioni non le possiamo fare noi, noi possiamo solo auspicare determinati eventi che si realizzino. Il presidente del tiro volo Rossi ha rilasciato una dichiarazione dicendo: noi presidenti, come tutte le strutture federali, siamo stati eletti, non siamo stati cooptati o comunque demandati. Ma penso che ormai questo discorso dei non eletti sia diventato normale. Il governo non è stato votato, giusto? Il ministro non è stato votato, sono tutti, è tutto così il discorso di carattere generale. Però i problemi, sì. Qui sono tanti, perché in teoria oggi dovremmo già quasi essere in partenza per Tokyo, per le Olimpiadi, e invece siamo qui in attesa di conoscere giorno per giorno il concetto della paura, perché qui c'è il coronavirus che detta legge su tutti i campi internazionali. E quindi saltate le Olimpiadi, e quindi per il karate, che è la prima Olimpiade, se ne parla nel 2021. Non è una cosa tanto semplice, perché il nostro è veramente uno strano paese. Ce la prendiamo sempre con chi dice le cose in faccia. Questo è il nostro paese. E purtroppo, se non ci diciamo le cose in faccia, in senso molto semplice delle cose, rischiamo di camuffare le realtà. Quindi tu come vedi adesso questa situazione? Che siamo non in partenza per Tokyo e c'è l'arrivo di Tokyo del prossimo anno. C'è tutto un problema di atleti, di organizzazione e di movimento. Come la vedi questo problema? Al di là del Spartaco, intanto faccio un passo indietro. Si dice che noi siamo eletti, ma siamo eletti secondo delle regole, e le regole non le facciamo noi, le fanno gli statuti, l'approvazione degli statuti le fanno chi fa le leggi. Tutto super regolare, cioè, mentre dall'altra parte politica non è tutto regolare. Esatto, quindi vuol dire, noi siamo già in una situazione particolare, per cui sì, siamo eletti, ma siamo eletti secondo determinate regole. Per quanto riguarda la situazione attuale delle Olimpiadi, delle non Olimpiadi, del Covid, cioè è uno scenario talmente liquido, va bene, che noi possiamo andare avanti solo per step. Qualche cosa di nuovo abbiamo fatto, siamo ripartiti con i collegiali, sia per quanto riguarda il judo, sia per quanto riguarda il karate. Pertanto, voglio dire, già noi siamo in una fase di visione ottimistica delle cose, in cui ci stiamo preparando a lavorare come se niente dovesse accadere rispetto alle Olimpiadi programmate per il 2021. Poi vedremo quelle che sono, diciamo così, le situazioni sanitarie, che sono ancora in evoluzione. Però ricordiamoci anche che potrebbe intervenire un fattore nuovo, il fattore X, che potrebbe essere rappresentato da un vaccino o da una cura che potrebbe, diciamo così, mettere un po' in subordine gli aspetti del coronavirus. Insomma, perché noi guardiamo i dati dei malati, dei guariti, dei purtroppo deceduti, ma dobbiamo vedere anche quelle notizie che ci pervengono e che parlano di cure, di risposte di alcuni tipi di vaccino, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, capito, è vero. Quello che volevo dire. La vita, una vita senza sogni è come un giardino senza fiori, dicono i giapponesi. Però sognare il vaccino che risolva tutti i problemi in un blocco solo, credo che sia abbastanza problematico, perché ammesso non concesso, quindi bisogna... La mia domanda era in senso molto semplice e determinato. In questa attuale situazione, come gli atleti sono ritornati ad allenarsi al centro, pronti per le Olimpiadi, come vedi tu da qui a, in un modo normale,
l'operazione camminata, corsa oppure scalata verso Tokyo? Come la vedi? Ma vuoi sapere il tipo di velocità da tenere o vuoi sapere qualche altra cosa? No, perché sennò non ho capito. Cosa è stato messo in campo a livello federale per dare una carica in più agli atleti? Perché? Carica in più agli atleti, voglio dire, innanzitutto noi gli atleti non li abbiamo mai abbandonati. Perché, come ti dicevo, siamo stati molto vicini sia come DTN, come Direzione Tecnica Nazionale, che sia come Commissione Nazionale Attività Giovanile, non abbandonando mai i nostri atleti che siano stati di punta o che siano stati atleti nella rosa del team della Nazionale. Quindi questo noi abbiamo cercato di dare il massimo supporto sotto questo aspetto. È chiaro che poi oltre la motivazione c'è l'oggettivazione delle situazioni. Qui su questo noi possiamo fare molto poco, caro Spartaco, perché purtroppo siamo legati da tutta quella serie di eventi che abbiamo raccontato fino ad ora. Cioè, noi già venivamo da una situazione, insomma, non troppo tranquilla, che era rappresentata, diciamo, dalla riduzione degli aspetti operativi del CONI nei confronti di sport, dell'Agenzia Sport e Salute. Poi ora c'è stata quest'altra nuova rivoluzione. Pertanto diciamo che oggi siamo abituati a vivere, non dico alla giornata, ma più o meno a dover affrontare, sperando che questi scenari anche parzialmente si realizzino. Perché se no, ecco, voglio dire, ci vorrebbe la palla di vetro oggi per poter dire quello che succederà da qui a. Noi in questo momento abbiamo cercato di non mollare sull'aspetto motivazionale e di non mollare sotto l'aspetto organizzativo. E infatti quello che dicevamo all'inizio, quello dello sviluppo di tutti i sistemi di comunicazione che ci hanno consentito di stare vicino ai nostri tesserati, è sicuramente un aspetto organizzativo che ci ha consentito di non essere supini rispetto all'evento Covid-19. Vuoi, vicepresidente, fare un discorso futuristico sul discorso degli amatori che hai voluto mettere in ballottaggio in quest'ultimo periodo e che sicuramente un'idea molto interessante, perché le società vivono per gli amatori, non per i campioni. E questo è chiaro: se vivessero per i campioni, tutte le società chiudono con i costi di gestione di un campione, i trasporti, eccetera, eccetera. Quindi, dal tuo punto di vista, le cose iniziate con Follonica, diciamo, quella primo raduno importante su Follonica, che si rifletterà in parte anche sul discorso di Cesenatico, no? Che è in programma, riprende un'attività lasciata dal dottor Roberto Ruberti del Friuli, eccetera. Quindi qual è il tuo tipo di impegno? Allora, l'impegno è grosso, ma a me hanno insegnato nella mia vita di dirigente sportivo e non solo, di non trascurare mai gli aspetti di ogni spaccato di mercato. Sembra brutto dire così, però è una questione pratica, Spartaco. Perché vedi, come giustamente dicevi te, l'atleta di punta è come i clienti importanti in una banca. Ce ne sono un po' di clienti importanti in una banca. Poi diventano tutti importanti nel momento in cui ti riesci a soddisfare le aspettative anche della massa, no? di tutte quelle persone che sono quelle che poi fanno vivere le palestre.
Gli amatori sono stati per tanto tempo trascurati sotto certi aspetti, mentre avevamo dato delle risposte a tutta un quadro che era presente all'interno delle palestre. Parlo dei preagonisti, quindi col discorso dello sport e della scuola, con l'attività giovanile, quindi l'accompagnamento verso un karate di alto livello che ci ha dato anche ottimi risultati. Poi la direzione tecnica nazionale con i nostri atleti di punta, i campioni, quelli che dicevi te, e poi ci siamo nel quadriennio trascorso dedicati ai master, poi ci siamo dedicati agli universitari, e di qui devo ringraziare in particolare il comitato regionale, Calabria, con l'amico Di Chiera, l'amico Maffolini, l'amico Gemelli, che si sono dati veramente da fare per la crescita di questo comparto. Poi in più ci siamo dedicati a un aspetto importante che non avevamo nella nostra federazione, l'attenzione verso gli atleti disabili, che è stato un aspetto sempre curato sul territorio, ma che a livello nazionale e internazionale eravamo assenti. Invece ci siamo presentati con degli atleti che sono riusciti a portare medaglia ai campionati mondiali. Parlo di Alice Carrioli, parlo di Alfonsi, parlo di questi ragazzi che poi si sono distinti per la loro attività in campo nazionale e internazionale. Ora io dico... Sergio, cosa, tu pensa che pensa che il presidente dei Paralimpici non si può presentare perché è fuori mandato anche lui. ha fatto tanto, sì, certe volte anche invadente, però insomma ha fatto così tanto che adesso non può neanche presentarsi neppure lui, come si dice. Quindi mazzato. Prego, scusa, No, dicevo, prima di completare il discorso sugli amatori, ti volevo dire che non dobbiamo lasciare con rimpianto le posizioni che abbiamo ricoperto. Le dobbiamo aver valorizzate queste posizioni, dobbiamo aver riempito il nostro ruolo di contenuti e dobbiamo lasciare uno step su cui gli altri poi possano continuare a lavorare e possano continuare a fare azioni nei confronti per il bene dei tesserati e per la crescita della federazione. Questo è il nostro compito di dirigenti. Non ci possiamo aggrappare, arroccare su determinate posizioni. Dobbiamo essere consapevoli che queste esperienze devono essere però valorizzate, devono essere delle esperienze che sono importanti anche per quelli che ci succederanno. Ecco, su questi sono gli aspetti importanti a mio parere. E per ritornare al discorso degli amatori, per concludere il discorso che avevamo iniziato, Spartaco, è il completamento di un'offerta che la federazione ha fatto nei confronti di tutti i propri associati. L'aver contribuito sempre nelle proprie autonomie, sempre nelle proprie con le proprie visioni delle cose, aver collaborato con la FICTA ci ha dato un valore aggiunto, va bene, in modo perché ci ha portato una visione diversa anche del karate che avevamo noi, no? Ci siamo completati sotto certi aspetti, e quindi questo a mio parere dovrà essere il leitmotiv per i prossimi anni, anche perché lo zoccolo duro, come si diceva, delle palestre sono gli amatori, e noi gli amatori non li dobbiamo trascurare, dobbiamo essere attrattivi per tutte quelle persone che non vogliono fare attività agonistica ma che vogliono un karate rivolto più a aspetti culturali, spirituali,
di buon movimento, di educazione sanitaria, di educazione alimentare, e che vogliono avvicinarsi al nostro sport e conoscere questi aspetti del nostro sport. Non possiamo essere solo, non possiamo essere discriminanti nei confronti di coloro che non vogliono c'è, fare. C'è in linea Carlo Maurizi, quindi sicuramente lui, Carlo Maurizi, è un mastino dell'organizzazione romagnola, no? Eccetera. Quindi parlaci un po' della nuova iniziativa del mese di agosto. Che sicuramente Maurizio è lì che freme, me lo immagino. No? Carlo, quando ci siamo conosciuti, in un frangente un po' particolare, forse un attimo di tensione, ma poi ci siamo sciolti entrambi nel momento in cui gli dissi: guarda Carlo, io preferisco una persona che fa 100 cose e ne sbaglia 10 invece di una persona che ne fa 10 e non ne sbaglia punte, è meglio farne 90 giuste e lui devo dire che è una persona sicuramente attiva e che al karate ha portato un know-how, insomma, di esperienza nel tempo, quindi è stato costante nel tempo. Noi dobbiamo devo dire che è stato anche il pioniere di determinate iniziative che poi hanno fatto a scuola, Leo Kemp, il lavoro che ha fatto con il professor Aschieri, hanno fatto scuola, poi tanti altri maestri, tanti altri comitati regionali si sono allineati e hanno cominciato a lavorare secondo questi schemi e hanno portato, secondo me, proprio dei vantaggi alla promozione del karate in parlando, Italia. Parlando sempre degli amatori, pensi che sia possibile un domani aprire le porte anche alle altre organizzazioni che oggi non hanno ancora una convenzione con la federazione per motivi diversi, non per volontà italiana, ma per volontà internazionale? Non faccio i nomi perché non mi voglio rovinare la giornata oggi. Infatti non ho fatto il nome, quindi lasciamo la suspense, ecco. No, diciamo che allora il discorso FICTA nasce dal rapporto che il compianto presidente Matteo Pellicone aveva con il maestro Shirai, con la convenzione che era stata fatta con l'istituto Shotokan. Pertanto, e poi perché tutti noi veniamo un po' dalla solita matrice, no? Quindi avevamo delle affinità culturali che sicuramente hanno fatto sì che avessimo più possibilità di lavorare insieme. Dico sempre di lavorare insieme, ognuno nelle proprie autonomie di scelta. Chiaramente devo dire che quest'ultimi periodi in cui siamo stati più vicini abbiamo avuto modo di fare delle esperienze che sono delle esperienze di veramente di che mi ha, a me personalmente mi hanno arricchito e credo hanno arricchito tanti amici della FILCAM tanti amici della FILCAM. E con gli enti di promozione sportiva come la mettiamo? Che sono praticamente delle federazioni in concorrenza con una bandierina, diciamo, data dal CONI, che sono in concorrenza diretta con la federazione. Quanta gente della federazione ha una tessera dei 15 enti? Quindi sono più quelli fuori o quelli dentro? Allora, io penso, devo parlare sinceramente, quindi non ci sente nessuno, io penso che siano più quelli fuori che quelli dentro, parliamoci chiaro, perché se no direi una bugia e te perderesti un po' di stima nei miei confronti. Quindi devo dire la verità, ma il lavoro che facciamo è un lavoro un po' diverso. Innanzitutto io vorrei
dire che alla base del rapporto federazioni enti di promozione sportiva ci stanno le convenzioni. Le convenzioni sono accordi che la federazione ha fatto con gli enti di promozione, pertanto sotto certi aspetti lì sta la base del lavoro comune che viene svolto. È chiaro che la federazione non deve essere in concorrenza o screditare il lavoro degli enti di promozione sportiva, ma sotto certi aspetti deve fare un lavoro di grande qualità in modo che un tesserato possa scegliere se una volta partecipare a un'iniziativa o partecipare all'altra iniziativa. Io la vedo così. Non è che la nostra attività esclude quella degli enti di promozione o viceversa. Noi dobbiamo lavorare per la promozione del karate, e per lavorare per la promozione del karate, e per ritornare al discorso che dicevi di prima, sarebbe bello che anche le altre federazioni potessero, diciamo così, collaborare con noi in modo da promuovere un karate però quello, di qualità. È quello che io auspico da anni, la battaglia è proprio questa, cioè essere diciamo così fuori dalla federazione madre che ha un mandato specifico dal CONI. Può essere anche logico perché è previsto dalla Costituzione italiana il libero associazionismo, però nei momenti particolari come questi è il momento di cooperare e lavorare un po' con tutti, perché se vogliamo dare al karate il massimo della sua espressione e il massimo delle vere possibilità che lui ha rispetto a altre discipline da combattimento, bisogna aumentare i numeri e che i numeri siano portanti e che mantengano viva una certa potenzialità. Noi dovremmo avere come esempio ciò che è accaduto e ciò che il percorso che ha fatto la Federazione Francese. Te sai, conosci bene queste dinamiche, no? La Federazione ha un lavoro di accorpamento, di accoglienza di tutta quella galassia di piccole federazioni che erano uscite dalla federazione nazionale, no? O che non erano nella federazione nazionale. Quindi, e questo ha portato a una crescita notevole del numero dei tesserati della federazione. Sotto certi aspetti è stato fatto un lavoro che se lo facessimo anche noi qua, io credo che andremo vicini al milione di praticanti, forse, no? La Federazione Francese ha fatto due cose molto intelligenti, al di là del discorso potenziale della federazione. Ha fatto la confederazione, dove tutti si possono iscrivere, e il presidente della confederazione è il presidente del judo, tra l'altro, no? Jean-Luc Rouget, campione del mondo, eccetera, eccetera. Quindi è diciamo un settore dove tutti possono partecipare, le attività agonistiche non in concorrenza col calendario federale, non in concorrenza col calendario federale, vengono stimate, valutate e messe in operativo. E nonché quando ci sono degli atleti o dei ragazzi capaci, che hanno delle capacità, vengono chiamati dalla federazione per iniziare un percorso nuovo. Quindi hanno fatto due cose importanti, a parte il diploma di Stato, ma è un discorso che ormai viene praticamente abbandonato con la legge europea, ma a parte questo, i francesi sono molto avanti, tanto è vero che hanno 250.000 iscritti e 450.000 iscritti nel judo, cioè una portata non indifferente. Ma nonostante quello, però in Francia, a Parigi 2024, il karate non è stato messo nel programma olimpico. Non è, questo è una è un interrogativo non indifferente, a quale io non ti, sinceramente non ti so rispondere, se non quella per il fatto di cui tante volte abbiamo parlato, di questa specie, diciamo così, di negatività che dal 1966 ci porta a non vedere i nostri atleti in competizioni olimpiche.
Ora, questa è una sospensione per cui nel 2021 noi speriamo di vedere gli atleti della FILCAM a fare queste benedette Olimpiadi, e siamo ottimisti sotto questo aspetto. Ma gli atleti della FILCAM hanno un mandato molto chiaro: portare a casa una medaglia da mettere al museo della federazione. Lì non ci sono discorsi diversi, perché altrimenti veramente, come diceva Del Cour, la maledizione del karate, la maledizione del karate ci viene addosso, ci distrugge, e noi abbiamo bisogno di questa medaglia perché sarà, diciamo, il principio di una grande operazione futuristica. Questo. Io spero che la medaglia non sia una. Diciamo che le medaglie fanno sempre testo, anche perché il mondo della carta stampata, dove io opero anche come consigliere del gruppo giornalistico della stampa sportiva lombarda, bisogna che la medaglia ci dà la forza di scrivere. Altrimenti del karate se ne parlano le quattro righe, una tantum. E invece, se portiamo a casa una medaglia, per un momento o per un giorno o due diventiamo importanti. E questo ci serve per il lancio, perché se agosto del 2021, ammesso non concesso che non ci siano altri problemi, eccetera, vuol dire che apriremo le società a settembre con un'immagine, il karate olimpico, la medaglia, eccetera, eccetera. L'abbiamo visto questa cosa a Madrid nel 1980 con la medaglia d'oro, la prima medaglia d'oro ai mondiali di Ricciardi. Arbitrava Carlo Henke, tra l'altro. Quindi diciamo che in questa occasione è importante, cioè, avere questo tipo di grande mandato. Noi dobbiamo andare per portare a casa una medaglia, che sia maschile, femminile, kata o comité, non conta, una medaglia è una medaglia. Prima di c'è una cosa molto importante, che è il concetto della paura. Noi viviamo in una grande prigione, dove la paura è ciò che pensano tutti, non solo gli altri, tutti. Questi tre mesi di blocco delle attività, della chiusura in casa, ha creato una paura. Paura che si vede durante le giornate, poi quando la gente esce, che vuole divertirsi, eccetera, eccetera. Ha dato fastidio all'attività della federazione? Dà fastidio la paura all'attività della federazione? Oppure no? Come la penseranno i genitori per i bambini? Allora, vorrei distinguere le paure, Spartaco, perché probabilmente quando ci siamo rinchiusi in casa eravamo già vittime di alcune paure, che era quella di affrontare la nostra quotidianità, che già era difficile, perché di queste cose qui non se ne parla, ma tanta gente si è rifugiata in casa quasi come una manna dal cielo, perché avevamo vissuto, erano difficili, parlo anche dal punto di vista economico, di determinati spaccati della nostra società. Poi c'è stata la paura della malattia, sicuramente, che in cui siamo stati, questa è stata accentuata anche dal bombardamento delle notizie che ci pervenivano ora dopo ora. Durante la nostra sosta. E poi c'è ora la paura di riaffrontare una realtà che è piena di nuovo di insidie. Pertanto la paura anche di riaffrontare l'apertura delle nostre palestre, di non essere all'altezza nel concepire un modo sicuro per poter far allenare i nostri atleti, i nostri tecnici. E per questo che quando abbiamo fatto, diciamo, sì, un'analisi di queste questioni,
ci siamo detti che valeva veramente la pena di fare uno sforzo per dare più indicazioni possibili affinché questa paura fosse esorcizzata, e abbiamo approntato tutte quelle linee guida che sono state poi emanate dalla federazione per riaprire in sicurezza, fra virgolette. Quindi queste sono state i tipi di paure che abbiamo affrontato. Ora c'è quest'altro tipo di paura, che è quella di riaffrontare questa realtà modificata rispetto alle nostre abitudini che avevamo in precedenza. Quindi quello che dovranno fare i maestri, i tecnici nelle palestre, sarà quello di ricondurre i nostri tesserati, i nostri atleti, a una vita normale, modificata da determinati comportamenti che poi saranno a presidio della buona salute sia dei ragazzi che poi conseguentemente delle famiglie. Questo poi noi cureremo questi aspetti insieme agli altri attori all'interno della società. Lo faremo con il sistema sanitario, lo faremo insieme alla scuola, lo faremo insieme alle famiglie, ma saranno momenti veramente duri dove tutti ci dovremo impegnare e dove tutti dovremo aver chiaro qual è il ruolo del tecnico all'interno della palestra. Parlo di ruolo di educatore. Qui è proprio un discorso di educatori, qui bisogna fare un passo indietro sul discorso di carattere tecnico e fare un discorso in avanti invece come educatori specifici. Bisogna convincere A, i genitori, B, c'è il problema delle distanze, quindi, e C, bisogna cercare di non perdere i valori. Se la scuola ha dei problemi perché faranno due o tre cassi o orari diversi, noi non possiamo in una giornata di attività che parte verso le 5 nel dojo fare tante ore più di tanto. Quindi bisogna assolutamente mantenere vivo un certo potenziale e soprattutto dare una garanzia di serietà e di futura volontà, che lo sport deve aiutare questi ragazzi a superare l'impasse della scuola, l'impasse della famiglia e l'impasse che hanno passato non potendosi divertire per 3 mesi. Quindi è un problema piuttosto impegnativo. Spartaco, se posso diciamo fare un'aggiunta a quello che è il tuo ragionamento, è che noi come maestri di karate dobbiamo essere non solo educatori dei ragazzi, dobbiamo essere educatori di tutte quelle persone che frequentano il dojo. Non lo chiamo tatami, non lo chiamo tappeto, lo chiamo dojo, perché è chiaro che questa funzione di educatori, di supporto, di trasmissione della forza, dell'energia che il karate ci dà, lo dobbiamo trasmettere anche a tutte quelle persone che si avvicinano, perché può venire anche quello di 80 anni che ha bisogno parlare di me, non parlare di me, non parlare di me perché ne ho 80, ma tu sei maestro, quindi devi dare l'energia, non la devi prendere, la devi dare. Scusa l'interruzione, Sergio, effettivamente il tuo ragionamento è giusto, il dojo è ovunque dove si pratica il dojo, e se uno ha voglia di praticare trova tutto il tempo che vuole, se uno non c'ha voglia di praticare trova tutte le scuse che vuole, su questo non ci sono dubbi e va tutto bene, però è importante, io credo che la federazione dia un indirizzo, come in questo momento a settembre, come avvicinarsi alle famiglie, perché sicuramente
sarà uno shock per tutti, tra scuola e non scuola, eccetera, eccetera, no? L'inizio, no? Eccetera. Quindi noi stiamo già lavorando a questa iniziativa. Questa. Ti vorrei ricordare che abbiamo lanciato anche un'altra iniziativa, quella di Karate Natura, che era il karate che viene praticato sempre comunque all'aperto, voglio dire. Poi stamani mattina io sono andato in un prato in Abruzzo e ho fatto alcuni kata, ho fatto un po' di kion, no? Voglio dire, però è molto bello, diciamo, sì, lavorare al cospetto della natura e sentire odori, sentire sensazioni che forse nel dojo non li perdi, ammesso che anche quello sia dojo. In qualsiasi posto tu ti alleni è un dojo, questo è un principio. Ma ti sei allenato stamattina quindi, insieme all'orso Sarnico o l'orso non è venuto stamattina? L'orso Sarnico c'era stamattina a fare lezione? No, non è venuto. No. Perché gli orsi quando vedono i karateka fanno che danba rai con la gamba davanti, no? Subito, no? Ascolta, allora te parlavi dell'orso marsicano. Non l'ho trovato. Ho trovato solo un allenamento blando oggi. No, ma il ragionamento è giustissimo, è che adesso la stagione è propizia, ma se andremo avanti, chiaramente noi no, la neve la vediamo molto poco, però la pioggia sicuramente tanta ed è dura fare allenamento sotto l'acqua, anche se la sofferenza migliora lo spirito, si direbbero i giapponesi, però insomma. Facciamo quello che possiamo fare, Spartaco. Non dobbiamo escludere niente però, perché in questi tempi ogni mattone serve per costruire una nuova casa, pertanto non possiamo permetterci di escludere alcune iniziative a favore di niente, dobbiamo portare avanti tutte le iniziative che servono per stare vicini al karate, per stare vicini ai nostri peccato ragazzi. Peccato vicepresidente che non abbiamo notizie del CONI. L'altra volta con il presidente il dottor Falcone attendevamo la conferma se gli sport da combattimento, gli sport con contatto venivano eliminati, ma è arrivata troppo tardi la decisione del ministro. Qui siamo nelle mani della stampa romana, quindi bisogna aspettare. Prima di concludere la nostra bella chiacchierata, perché il tempo non è galantuomo, volevo ricordare il personaggio che ci ha lasciato settimana scorsa, Fritz Wendland, no? Tedesco, proprio classico tedesco di Germania, presidente della European Traditional Karate Federation, con cui dal 78 in poi ho diviso una grossa parte della vita di praticante e di amicizia. Era proprio tipico tedesco, Fritz, della mia classe 40-41, ma soprattutto aveva una cosa in particolare. Ha creato la sua federazione, la World Karate Confederation, a sua linea, cioè se uno vuol venire, viene, ma è importante che ci siano gli amici. Ecco perché non ha mai pensato ad allargare più di tanto, erano gli amici. Io lo ricordo anche nelle grandi battaglie, è stato il primo vicepresidente della VKF, quindi è l'uomo che si è battuto al CIO, si è battuto a livello con le altre federazioni per cercare di unire le due grandi famiglie, la ITKF e la famiglia della VUCO di allora. E a lui si deve in parte la famosa IBUSH Cup, dove finalmente tutte le due federazioni si sono a Budapest lanciate assieme verso un futuro che è durato solamente un'estate, ma comunque è durato. Purtroppo piano piano la vecchia guardia
come diceva Napoleone, la vecchia guardia muore ma non si arrende. Quindi qui la vecchia guardia si rimane in molto pochi. Non mi arrendo, però insomma faccio i conti. Prima di chiudere, una cosa importante. Cosa vuoi dire ai lettori di Samurai e agli ascoltatori di Samurai Channel, che è nata un'idea così, mentre anche noi eravamo non chiusi in casa, perché io uscivo tranquillo, ma a parte quello, l'idea di essere un po' sul campo, cosa vuoi dire tu come La prima cosa è che ti auguro ancora 44 anni di direzione di Samurai e pertanto... 88! Sarei felice che tu ci accompagnassi per questi altri 44 anni a parlare di arti marziali. Ma la cosa che mi sento di dire è che tutte queste iniziative, e in particolare gli attori che avevano più competenza, come nel tuo caso, come nel caso della tua rivista, avete dato un supporto a tutta l'attività delle arti marziali. Perché giustamente non hai parlato solo di karate, hai parlato di diverse arti marziali e quindi hai dato modo stare insieme a tante persone che te sai, quando si parla di una della propria passione, delle proprie del proprio sport, ci fa estremamente piacere, insomma, no? Quindi questo lavoro che è stato fatto su questo piattaforme innovative che erano, diciamo così, esistono da diversi anni, però lo sviluppo che hanno avuto in questi ultimi 4 mesi è un sviluppo esponenziale. Quindi noi ci rimarrà di questo Covid sicuramente questo utilizzo di alta tecnologia che ha portato a tutta una serie di contatti che poi porteranno anche dei frutti in termini organizzativi e credo anche in termini di risultati di lavoro, perché non ci dimentichiamo che stare insieme sollecita le intelligenze, sollecita il dialogo. Cioè, ecco, si sono aperti diversi canali. Auguriamoci che il ministro dello sport, nella sua, diciamo, grande volontà di ricostruire a modo suo lo sport, non ci metta i bastoni tra le ruote su quello che era il passato e il presente per il futuro, perché non è il momento buono di fare troppi cambiamenti in una volta sola. Quindi speriamo, incrociamo le dita. Io direi che il nostro tempo l'abbiamo, diciamo, mangiato, è volato, è un'ora che è volata. Io ti ringrazio per la tua gentilezza e nelle prossime 50 trasmissioni che avremo in studio ne dedicheremo una in particolare a come sarà la presentazione della squadra che si presenterà all'assemblea nuova. Perché sarà la squadra del presidente e quindi dovremo dare un aiuto nel nostro piccolo a quelli che saranno gli uomini del presidente per il futuro. Se abbiamo degli uomini validi avremo un futuro generoso per tutti, se purtroppo gli uomini faranno solamente un lavoro per il proprio egocentrismo ci troveremo con dei problemi aggiuntivi. Io ti ringrazio. Buona serata a te e famiglia, guai al Covid, uccidere il Covid tutti i giorni, alla mattina e alla sera. Buon Samurai a tutti, arrivederci a presto e grazie. Arrivederci a tutti.